benvenuti nel nostro viaggio ai mercatini di Natale in Trentino. Siamo partiti il 7 dicembre, dopo pranzo, alla volta di Bressanone, dove avevamo l'albergo, e insieme a noi per la prima volta abbiamo portato anche Tuco, il nostro bassotto. Siamo arrivati però alle 11 di sera e quindi, dopo un po' di giochi sul letto, siamo subito andati a dormire. Il paesaggio fuori dalla finestra della nostra camera ci ha subito lasciati senza parole, così come la colazione, appetitosa e anche in questo caso con una vista strabiliante. Subito dopo colazione siamo partiti alla volta di Brunico. Ma molto caratteristico, e il fatto che nevicasse ha reso il tutto ancora più suggestivo. Ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è stato comprare un buon vin brûlé e una mela caramellata che ci siamo subito pappati. E poi ci siamo spostati tra i banchini, tra i quali abbiamo trovato anche un reparto tutto dedicato all'artigianato. Guardate che cose meravigliose! Pranzo in Trentino, potevo evitare Canederli? No, era praticamente impossibile. E subito dopo ci siamo rimessi in viaggio e abbiamo costeggiato un fiume totalmente ghiacciato, una vista mozzafiato. Mercatino di San Candido non ci ha delusi, le atmosfere natalizie, la cura di tutti i piccoli dettagli, insomma, siamo stati benissimo e qui abbiamo cominciato anche a fare i primi acquisti. Sulla strada verso l'albergo ci ha fatto compagnia una bellissima nevicata. Poi la cena in albergo, per l'appunto, non ci ha delusi. Tutto curatissimo e di alta qualità. Difatti, tutte le preparazioni di questo albergo venivano realizzate con ingredienti biologici e la maggior parte erano di produzione propria, nel senso che loro hanno una fattoria dalla quale prendono, per esempio, il latte, il miele e, insomma, gran parte della carne, gran parte degli ingredienti che usano per le cene e le colazioni. Secondo giorno
ci ha visti a Merano. Ora, già l'ambientazione fa il suo lavoro e poi anche il mercatino non ci ha delusi. Era molto grande, c'erano tantissime persone, tanti banchini caratteristici con lavorazioni artigianali, in legno, in vetro, banchini dove si poteva mangiare di tutto, c'era un coro natalizio che creava una bellissima atmosfera e per arrivare al mercatino abbiamo attraversato anche un meraviglioso parco. Insomma, tutto perfetto. Dove siamo stati per pranzo lo abbiamo trovato praticamente per caso, eppure guardate dove siamo finiti. Da queste vetrate c'era una vista spettacolare e questo chiaramente ha reso il pranzo ancora più buono di quanto già non fosse. Dopo pranzo ci siamo spostati verso Castelrotto, dove sapevamo ci sarebbe stato lo spettacolo dei Krampus, persone vestite da diavoli che vengono dalla Germania, dall'Italia, dall'Austria e fanno una sfilata molto particolare e suggestiva e poi uno spettacolo col fuoco, musica, acrobazie. Insomma, è inutile che stia a descrivervi tutto questo perché le immagini parlano da sole. Siamo stati al mercatino di Bressanone che abbiamo trovato praticamente nel momento in cui stava aprendo, quindi c'erano poche persone e ce lo siamo potuti godere al meglio. Abbiamo comprato un sacco di cose e questa è stata la degna conclusione di una piccola vacanza meravigliosa, soprattutto perché ero in compagnia del maritino e del nostro piccolo cane. Vi saluto con l'immagine del biostrudel cotto al forno e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!